un paio di persone, spero almeno. Anche perché non abbiamo input sull'audio. Abbiamo bisogno di qualcuno. Ok, se volete partire, ci siamo. Quando volete. Ok. Ok. Allora dimmi. Partito il gameplay, sì, partito è cambiato. Se cambiato. Qualcuno fosse in live, vi preghiamo di scrivere. Raghi e Stella. Perfetto. Esattamente il matchup che aspettavamo. Ok. Parte con Squirtle, mi sembra anche giusto come abbiamo detto. Eccolo, già screen. Dovrebbe c'è fare tantissimi danni con Squirtle. È vero, sì, dovrebbe anche usare. Da quanto ci è stato detto, Squirtle dovrebbe proprio fare male a Palutena in neutral, difficile da colpire. Palutena ha delle hitbox comunque grosse, ma difficili da andare a terra. Vero, infatti, Palutena è sono più in vantaggio con i DIV o personaggi che hanno, sono molto grandi. Certo. Invece con i personaggi più piccoli, tra cui Squirtle, Pichu. Pikachu. Famosissimo, nel chat è iper negativo Pikachu, come vabbè, molto del cast purtroppo. Oh, potrebbe utilizzare il pistol acqua adesso. Non sapevo usato. Quasi, sì. Aveva perso il salto, era veramente vicino. Comunque ha un ottimo vantaggio in questo momento Sambi. Che sta facendo un sacco di pressure. No? Infatti non sta cambiando Ivysaur, evidentemente sa bene che Squirtle in questo momento è l'opzione giusta. Un grab, ok. Adesso ha già rischiato la morte, veramente leggerissimo sto personaggio. Ha messo Ivysaur, adesso non potrebbe essere l'occasione per poter recuperare, almeno per Sambi. Assolutamente, è vero, è vero. Ok, c'è adesso un po' un game di zoning. Ah, terra dentro la squad in flame. Purtroppo dura veramente tanto. Bello l'up B, va ledge, prova lo spike, non prova lo spike. Prova il famoso ledge trap di F-Smash di Ivysaur. Aspetta, quanto tempo è famoso? Lo so tutti, l'Ivysaur F-Smash è classicissimo, se non salti sei morto. Anzi, neanche, perché se lo fa in tempo, rilascia in tempo col tuo salto. Ah, potrebbe more? Killare, sì. È una DI un po' strana, può essere. C'era anche Rage, era anche vero. Ok, però ha recuperato istantaneamente con un up smash di Charizard. Ok, questa partita inizia in modo molto. È vero, molto, sì, comunque si stanno un po' studiando, bisogna vedere i game successivi come andrà. Combo di Squirtle che non va. Un messaggio. Dai, già così sai perché non lo invia in tutti i gruppi che conosci. Effettivamente. Ok, scusate, non mi ero reso conto che c'era gente che in effetti avesse scritto. Ciao Pato. Ok, scusate l'interruzione un secondo. E abbiamo avuto un piccolo problema. Sì, stavo mandando un secondo messaggio, il problema. No, comunque ci siamo concentrati sul match adesso. Pistola che spinge fuori per l'utile. Adesso è più o meno come la stock 1. C'è un vantaggio abbastanza solido di Sambi. Sempre appunto per il fatto che è scritto. Prova la tech chase. Il dash attack clank che è invincibile con il back air. Con tutto il multi hit allucinante. Comunque Volutena sta cercando di tenersi sempre distante da Squirtle. Che ci sta. Squirtle non è esattamente veloce. Vuole stare un po' attenta alle sue borsoppie per provare a pulire qualcosa. Finisce off stage. Prova un 2 frame ma switcha con Ivysaur e va con Tether. Ha clankato di nuovo con back air. Allucinante. Ha fatto un altro airbox nell'exploding frame. Late. Ha preso con l'hitbox multi. Oh, riesce a bloccarlo. Non ha salto. No, ha sbagliato. Ha provato ad atterrare. No, sta niente. Facendo un edge guarding. Va bene, va bene. Comunque non, capita, è, non è un vantaggio particolarmente elevato. Un'altra vittima di fa con stadium. Sì. E intanto di nuovo scudo. Strano che non abbia switchato a Squirtle nonostante sia low percentage. Forse vuole andare un po' di zoning game, può essere. Sarà anche perché Squirtle è molto leggero e ha questa percentuale. Ok, sì, hai ragione, effettivamente hai ragione. Oh, becchero. Però sì, questo becchero sta veramente facendo. Oh, lo spike un'altra no. Niente, ok. Niente, sta veramente facendo un ottimo lavoro sto becchero a tenere palo legge, ma adesso torna in neutral. Evita l'exploding flame, ma muore per la terra. Vabbè, ottima che mossa. Che ci sta, è vero, un buon call out. Per fare anche adesso, la pasta. È vero, proprio tutto, anche il caffè. Per scolare la pasta. Ok, torna Squirtle con la percentuale come hai detto tu giustamente a 0% era call giusta. Schiva l'autoreticol. Ledge trap situation per Squirtle. Torna a fare pressure. Prova. Ok, quindi poteva essere però safe in realtà quel down smash probabilmente. Però ha fatto la call giusta. No, lui ha fatto Nair e lei è andata. Oh, non ha l'invincibilità? Tu frame? Potrebbe utilizzare il pistol acqua. Però sul ledge, buona la read sul teleport. Pistola acqua, ce l'hai il salto? Ce l'hai il salto, sì, ok, quindi torna. Oh, prova un'altra, vedi che non era safe, ha riprovato dash attack. Ok, prova la read, non va, torna in situazione di neutral. Adesso abbastanza stressante per Gattopane. Percentage molto alta. Grab, off throw, non ha kill throw. Potrebbe prendere i Bisaur per sperare di fare, ok, una cascata a caso. Va bene. Un altro grab, sì, un altro grab, non ha kill throw Squirtle, presuppongo. Deve switchare, non riesce a killare tanto facilmente con Squirtle. Ok. Ok, Ner. Ok. Ok. Perché l'ha preso primo. Ok, primo game va a Sambi. Ho visto un po' queste cascate a. Sì, mi hanno detto che c'è un controllo fuori, mi sa che è mio. Ok, intanto ti lascio un secondo al commentary. Ai, sono da solo.
Allora ci troviamo a vantaggio di un game per Gattopane. Mi chiedo se Sanvi switcherà personaggio oppure utilizzerà di nuovo quello di intanto al momento hanno soltanto iniziato a studiarsi a vicenda, quindi le carte sono ancora in tavola. Potrebbe ribaltarsi improvvisamente la situazione. Il problema di... Non ancora. Non è ancora partito. Quando abbiamo sentito? Quello che non ancora. Quello che vuoi, quello che vuoi. Ok, ok. Allora... Usate entrambi gli stessi personaggi? Stessi personaggi, non ci sono stati cambi. Ok, nessun okay, cambio okay. Di personaggi. Quindi, quindi a ballare è stato, abbiamo detto, Sanvi che ha vinto. Mm-hmm. Quindi, secondo te dove è andato Gattopane con Palu? Con Palu... Contro Pitti. Forse Kalos. Dici? Ah, per sopravvivere di più a Squirtle, forse? Sì, può darsi. Essere. Perché e anche perché il visor uccide molto facilmente verticalmente e anche Charizard verticalmente su Kalos nonostante sia così grande no prende no è Gattopane che potrebbe andare su Kalos. Scusami sono un attimo confuso. Ah ok tipo nel mio caso hanno già iniziato. Hanno iniziato? Ok è partito. Ok chiedo scusa non ce ne siamo accorti, va bene. Ah, sono andati su un Battlefield, prima erano andati su PS2. Esatto. Quindi, ok, cambio adesso di Blastzone. Leggermente. Blastzone più piccolo, quindi adesso a perdi Palutena effettivamente farà i buchi. Se tiene. Oh! Giustamente. Secondo me Palutena dovrebbe fare sicuramente più pressure su. Guarda che non ho messo lo score. Adesso sì, deve. Sai sicuramente... deve fare più pressure su Gattopane, perché la difficoltà maggiore è che Palutena va a difficoltà da mangiare. Adesso Gattopane sta continuando a farsi prendere da questi down smash into mash option, perché cerca di cogliere il down smash che purtroppo è safe su scudo. Ok, buona colla sul salto. C'è un vantaggio non basso adesso. Lui però sta continuando con Squirtle. Vuole provare a prendere la stock con questo personaggio. Ci riesce? No? Cavolo. Di poco? Sanvi non trova la conversione purtroppo. È vero, però intanto comunque sta facendo un buon lavoro Sanvi nel tenerlo off stage. Adesso lo riporto off stage di nuovo. Pistolacqua purtroppo non va a segno. Oh, abbiamo confuso. Uff, scusateci. Scusate che abbiamo sbagliato. Sì. Scusate, è la prima volta che uso questo tool. Ho usato quello di beta soltanto. Corto di chiedo personale scusa. Purtroppo sì, chiedo scusa. Okay, comunque prima stock l'ha presa Sanvi. Sempre con il back air. Sì, effettivamente. Nella situazione era abbastanza chiaro che comunque avrebbe preso lui la stock. Adesso però Gattopane può benissimo cercare di ribaltare la situazione. Solo che Squirtle sta veramente facendo un ottimo lavoro. È veramente tosta per Paolo contro questo personaggio. Non ho ancora provato a fare get up attack, adesso che ci penso. Ne ha provato uno prima, però non è andato a segno. Ma era secondo me una opzione più safe dal momento che lui continua a utilizzare option come down tilt, back air. È vero, è vero. Ok, Volutena sembra aver... No, riesce a fare un attack. E uscire. È molto basso. Ok, torna. Okay. F-tilt, manda. Ok, adesso è una percentuale comunque pericolosa per Sanvi. Palu cerca di wallarlo con questi back air che potrebbero killare effettivamente. Get up attack, eccolo qui. Effettivamente Sanvi c'è anche da dire che era in una posizione in cui era raggiungibile, a differenza di prima che stava long distance. Jab block, off stage, okay, eccolo qua, perfetto, sì. Ed è 3-1 per Sanvi, ok, ottimo. Sta giocando molto solida tenendo Squirtle. Che è una cosa che tanti PT vedo fare. Giocano Squirtle ma a mid percent vanno su Ivysaur e se la rischiano. Perché Squirtle da solo invalida un sacco di personaggi. Incluso appunto Palutena sta facendo molta fatica. Oh, tenta il down air. Ma il back air lo prende? Okay. A malapena ma lo prende. Forse è una cosa di DI. Può essere, però era malapena, quindi magari la tela di era corretta. C'era comunque tanta percentuale Ivysaur. Non è leggero ma non è neanche pesante. È mid. Infatti. Noi come mid come potremmo prendere esempio? Tipo Mario. Io non sono un mid, Wave, io sarei sopravvissuto. Ok. Oh, buon mix up per tornare in stage, ottimo. Ed è una situazione è un po' rischiosa, però è in tutto quel tipo di ledge trap ha fatto il suo lavoro. Ok, riesce a pulire, però non esplode in flame. Ha sbagliato la combo purtroppo. Sì, però comunque gli ha fatto qualche danno. Ma qualche danno non basterà per recuperare questa partita. Purtroppo è vero, hai ragione. Un altro grab con Squirtle come al solito piccolo, quindi Palutena non può colpirlo facilmente con aerea alla terra. Nair che la riporta off stage. E la spike fa il lavoro. Sì. Non c'è ottimo nulla da dire. Ottimo tempismo, niente da dire. Ok, ottimo lavoro.
po' più a vantaggio tiene gli stessi ban che noi non conosciamo. Ok, nessuno switch a personaggio. Nessuno switch di personaggio. Perfetto, ok, ok. Quindi personaggi identici a prima. Vediamo lo stage. Torniamo a Pokémon Stage. Avevo due. Sì, giusto. In teoria aggiornato. Ok, ok, quindi abbiamo visto che sono andati su. Ok, l'ho già iniziato. Sono già iniziato, nevermind, andiamo subito lì. No, è iniziato, nevermind, ok. Quando iniziate, eh? Sì. Posso cambiare skin? No, puoi cambiare skin, ci mancherebbe. Che skin usi? Ho chiamato tipo tre segreterie diverse. Che skin? Sono per iniziare? Aspettate. Che skin usate? Vediamo la gameplay, vediamo la gameplay. È quella rossa, va bene, easy, easy, no problem. Eccola qui. No problem. Ok, vedremo se questa volta è tornato su PS2. Riuscirà a convertire il match. Ah, ma secondo me c'è stato un ottimo game di adapting da Gatto, da Sambi. Vero, è veramente precedente sulla fischia. Sì, sì. E non credo che Small Battlefield abbia fatto la differenza, perché non abbiamo visto kill particolarmente early a livello di Blast Zone. Le platform hanno aiutato, ma qui aiuterebbero ancora di più in realtà, probabilmente perché sono più alte, quindi scritto fa più fatica a raggiungerle. Secondo te che stage sarebbe andato meglio per Palutena? Per Palutena? Allora, Alca, quello è il stage migliore per Palutena. Per Palutena contro PT, qual è lo stage che è un po' più male? Contro PT. Infatti di solito vanno sempre quindi senza platform. Ah sì, perché senza la platform. Ok, che bene, come va bene. Secondo il nostro interessato Alca, sì? Palutena se la cava meglio senza le piattaforme. Così riesce a fare combo molto più facile. Altro PT se la cava meglio. Ok, che ci sta. E poi in realtà adesso è molto even il game in realtà, sorprendentemente. Ha switchato Ivysaur. Dovrebbe essere più violento con il backhand, dovrebbe sfruttare meglio. Sì, ma adesso il fatto che ha switchato Ivysaur potrebbe fargli del male. È stato molto rischioso quell'auto reticle. Ok, lo grabba. Ok, stavolta no, non è andato a segno, ma ha crossappato, quindi niente grab. Prova un esplode infinito, non ha segno, prova un auto reticle. Sta cercando di zonare un attimo, lo porta all'edge. No, misclick, ma torna con la tether di Ivysaur, fa il lavoro. Prova sulla... niente. Prova il down smash, ma purtroppo grab di Ivysaur molto forte. Prova una reel sul roll, ma questi sono danni. Ok, non riesce a prendere il secondo non terra. Mi aspettavo un up throw in tuo appear. Effettivamente neanche io. Mi aspettavo, cos'è, il solito down throw. Oh, bello, ok, buona call con l'up smash. Adesso switcherà di nuovo, no, ok, va Charizard. Forse vuole Charizard. D'altronde può anche rischiarselo, dal momento si trova molto in vantaggio. Beh, ma è 0% infatti, vedi che è andato su Squirtle adesso. Se no se lo prendeva con Charizard con quel Nair erano danni gravi. Ok, sta provando un wall con Fern. Adesso probabilmente dovrebbe puntare Sambi un approccio più grounded per evitare i due aerei. Non è facile. No, infatti. E difficilissimo da punire per Palu quell'aerial, ok. Vedo un sacco di misclick da parte di Palutena. E magari c'è un po' di tensione, comunque è comprensibile. Ha fatto un attacco con il down smash. Peccato. L'ha ucciso veramente presto, mamma mia. Ok, tosta, recuperabile. Ci mancherebbe. Sta facendo troppe rib. Sì, sta puntando Sambi? Sì, Sambi sta facendo un sacco di rib. Beh, è vero, sì. Ok, nel senso che ci sta riuscendo a fare rib. Sì. Ok, 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 certo. Effettivamente sì. Torna. Ok, Becker lo mando a stage. Result neutral? Sì. Ok, ma la... mi piace un sacco come sta usando pistolacqua per vincere il neutral. Vero. Perché anche Mario è una cosa che tu dovresti sapere, che fa col flood, sì, spingi la gente e se la mandi nel corner è già advantage. È per vero, te. Specialmente se l'avversario sta usando uno special, pistolacqua lo lancia ancora più lontano. Esatto, è una infatti. Cosa molto stupida. Esatto, però è così. Mi è capitato una volta di trovarmi contro un Mewtwo, mentre caricava Shadow Ball, ho usato il flood di Mario e lui. Ed è stato... perché aveva già perso il salto. Avrebbe dovuto caricare al massimo. È vero, è vero. Oh, un attacco di Absolution. Ok, attenzione. Questo game è molto più close adesso in realtà. È fattibile, è molto fattibile. Se ti Charizard, Charizard può fare un sacco di combo. Non ha tenuto non Charizard. Ma 0% evidentemente ancora non gli piace. Che da attack, ma le ha scritto a un range molto basso e non lo prende. A Gattopane manca tanta sicurezza purtroppo. Sta però tenendo molto bene Sambi lo stage, perché gli, vedo tanti no target up da parte di Gattopane. E li colla con Raising Area. Oh, AB, ma non uccide. Va legge di nuovo, prova il 2 frame, ma non va. Un altro get up. È stato, copre il roll di reazione ottimo da parte di Sambi. Se Gattopane riuscirà a fare uno stop. Questa Sambi l'ha preso. E uccide. Sì. Ah, la TI. Ottimo, va bene. Bravo, bravo Sambi. Congratulazioni a Sambi. Ok. È stato molto più close però, devo dire. Molto aggressivo. Molto aggressivo. Adesso tocca a te.